Ciao a tutti, mi chiamo Boris Andoni, mi occupo della ricerca e sviluppo per le vite future elettroniche e elettronica IN. Queste poche slide vi faccio vedere cosa abbiamo sviluppato, queste due vite hanno sviluppato per il mondo Arduino, per il mondo wireless. Prima però due parole sulle due società, appunto, Elettronica IN, che si occupa di una rivista che presenta una serie di progetti, tra cui una serie di progetti legati al mondo Arduino. Noi abbiamo fatto un pesce robot, tipo quello che avete visto prima, realizzato interamente con Arduino. Tutto Elettronica invece si occupa della parte commerciale di questa serie di prodotti, quindi di Arduino, di Shield, e abbiamo un catalogo con più di 5.000 prodotti legati proprio al mondo dell'elettronica, quindi componentistica, strumentazione, oscilloscopi, che piante, metal. Iniziamo appunto a parlare del mondo wireless e wireless per Arduino. Ho voluto modificare questa slide perché ormai il mondo dell'internet delle cose diventa sempre di più anche un wireless delle cose, quindi sempre più oggetti sono interconnessi tra di loro e spesso viene utilizzato proprio una scheda Arduino quando ovviamente il core è di questo tipo. Gli oggetti che ho rappresentato qua, vedete, ci sono una Wi-Fi Shield, XB Shield, Shield Radio, che sicuramente avete già visto e sentito parlare. Questi oggetti comunicano tra di loro, si scambiano le informazioni, memorizzano queste informazioni e poi passano dal wireless delle cose, quindi la comunicazione che avviene tra di loro, all'internet delle cose con una serie di comunicazioni che poi vanno a finire appunto nel web. Stamattina Leonardo ha parlato del 2008, del numero delle cose che hanno superato il numero delle cose connesse a internet, che hanno superato il numero delle persone presenti sulla faccia della Terra. Questa è una slide di Cisco che ho volutamente modificato per renderla forse più chiara e comprensibile, e si vede come effettivamente nel 2008, appunto, quindi nel 2010, eccetera, le cose connesse ad internet non sono solo più tablet, computer, PC, eccetera, ma iniziano ad essere oggetti di tutti i giorni, quindi la sveglia che ci avverte, che ci fa svegliare 10 minuti prima perché il percorso che dobbiamo fare in macchina inizia ad essere trafficato, oppure il frigorifero che ci dice che è ora di andare a prendere il latte, eccetera. Alcuni sono solamente idee, altri hanno già visto il mondo reale. Arduino mette a disposizione per questi due mondi diverse shield, diverse schede di espansione, tra cui quelle Bluetooth, XB, ZigBee, Wi-Fi, GSM, GPRS e così via, che permettono di far comunicare questi oggetti tra loro e soprattutto col mondo web, quindi diventano poi effettivamente da wireless delle cose, passano ad internet delle cose. Di queste shield ovviamente non posso fare una panoramica generale o entrare nel dettaglio per tutte perché sennò non finirei più. E parlerò semplicemente di due shield che sono state sviluppate direttamente dal team Futura Elettronica, appunto Elettronica IN, in particolare la GSM, GPRS Shield e la Wi-Fi Shield. Parlando di quest'ultima, è una shield che prende spunto da un progetto disponibile online, di cui non abbiamo preso appunto l'idea. Abbiamo modificato sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista delle librerie e abbiamo inserito una serie di esempi che permettono di renderla veramente utilizzabile da subito e semplice da utilizzare. Con una shield del genere potete fare veramente di tutto, potete andare facilmente in internet veramente con poche righe di codice e potete realizzare power grid, robot. Ho messo solamente delle idee di quello che è possibile fare con queste shield. L'altra shield è la GSM Shield, che è nata come GSM Shield, ma in realtà poi è diventata una GPRS Shield, perché grazie al fatto di essere open source, diversi utenti, diversi anche i nostri collaboratori, ci hanno lavorato e hanno espanso quella che era la libreria originale disponibile in una libreria che ha permesso appunto di avere anche delle connessioni anche al mondo internet. Con questo tipo di shield appunto è possibile realizzare termostati, localizzatori, eccetera. E a proposito di termostati o telecontrolli, faccio una piccola parentesi per quello che riguarda un settore dove effettivamente Futura Elettronica è sempre stata presente, ed è il mondo del telecontrollo. Scusate la pubblicità, però era la prima cosa che ho trovato.
Questo praticamente per farvi capire che noi abbiamo sempre sviluppato telecontrolli, teleallarmi, eccetera, ma ci siamo scontrati con un problema che è legato proprio al discorso degli standard di comunicazione, del fatto che i programmatori programmavano in diversi linguaggi con diversi microcontrollori. In particolare questa serie di telecontrolli era stata sviluppata intorno a un microcontrollore Microchip, un PIC, ed è stato scritto in BASIC. Il software è open source anche in questo caso, però per modificarlo serve un programmatore, e quindi sono 30, 40, 50 euro di programmatore. È stato scritto in BASIC e quindi serve un compilatore, in questo caso questo tipo di compilatore già costa solo 200 euro. Pertanto chi volesse modificare questo tipo di prodotto può farlo, ma si trova con queste difficoltà. Anche partendo da questa problematica, da questa idea, di questo discorso di open source che si è andato a sviluppare negli anni grazie anche e soprattutto ad Arduino, abbiamo sviluppato questo tipo di prodotto che prende il nome TDG dalla serie dei telecontrolli che avete visto prima, che si chiamano TDG 133, 134, eccetera. E Lino sta trovando. In particolare è basato su un Atmega 2560, quindi viene riconosciuto dall'IDE come se fosse un Atmega 25, un Arduino Mega 2560. È dotato di sensore di temperatura, due ingressi optoisolati, due uscite relay, un modulo GSM già integrato e sfrutta la stessa libreria che abbiamo visto prima della GSM GPRS Shield. Quindi anche in questo caso è possibile fare delle funzioni GPRS, è possibile andare sul web e pubblicare direttamente la temperatura, ad esempio, che viene acquisita dal sensore di temperatura. In più, non contenti, abbiamo previsto anche degli zoccoli per la shield Arduino, così li abbiamo chiamati, dove si possono inserire le shield più che si vuole, insomma, si vogliono espandere gli ingressi, si può prendere una shield di espansione con altri ingressi e tranquillamente questo telecontrollo diventa veramente espandibile e pertanto adattabile a diverse esigenze. Si può mettere un shield ZigBee, XBee e così via, proprio per aumentare le capacità di questo progetto. Ci sono anche dei nostri collaboratori che stanno realizzando shield audio, ci sono collaboratori che stanno portando avanti lo sviluppo di questo telecontrollo inserendo la shield wifi, non so cosa serve visto che c'è già la connessione GPS, però insomma quello che vi viene in mente si può tranquillamente fare con un discorso del genere. Da telecontrolli che abbiamo visto prima siamo passati ad aprirli realizzando questa serie di telecontrolli open source, quindi questo TDGino. Possiamo fare di più, abbiamo voluto fare un passo avanti, anzi in realtà abbiamo voluto fare un passo indietro andando a recuperare quella che era la GSM Shield che abbiamo visto prima, l'abbiamo presa, l'abbiamo modificata, abbiamo aggiunto tutta una serie di periferiche che prima non erano presenti, tipo quelle audio, quindi a due connettori, uno per l'ingresso microfonico e uno per l'uscita microfonica, e l'abbiamo adattata anche a un modulo che è il SIM908 della SIMCOM, che ha anche delle funzionalità di localizzazione, in quanto integra un modem GSM, GPRS, ma anche un modulo GPS. Pertanto è possibile fare ad esempio un localizzatore, tra l'altro tenete presente che la libreria che adesso prima funzionava in GSM, GPRS, ovviamente è stata già integrata con le funzioni GPS. Per inviare un SMS con una libreria del genere si fa veramente una riga. C'è proprio send, sms, il numero di telefono e il messaggio da inviare. Che poi il messaggio siano le coordinate prese dal localizzatore, questo non cambia, questo vuol dire che potete fare tranquillamente un localizzatore in tempo zero. Tra l'altro la SIM908 integra anche un circuito di ricarica per batteria al litio, e infatti nella foto si vede questa batteria, pertanto anche il localizzatore è un vero e proprio localizzatore che potete mettere in macchina piuttosto che metterlo in tasca, magari non è proprio comodissimo, però potete fare tranquillamente un discorso di localizzazione a tutti gli effetti. E questo diciamo è quello che abbiamo fatto finora per quanto riguarda il discorso wireless GSM GPRS di Arduino. Sicuramente il passo successivo, anzi stiamo già lavorando, è quello di realizzare un vero e proprio, a questo punto, localizzatore basato sul SIM908, basato sul core di Arduino, per realizzare effettivamente qualcosa di veramente minuscolo e per fare effettivamente un localizzatore, a questo punto, open source, aperto a tutti, che chiunque vuole modificare può farlo. Vi
lascio la mia presentazione, vabbè, doveva essere 10 minuti, ho finito abbastanza velocemente. Ti lascio con una frase di Seneca, che già ai tempi forse vedeva a lungo sul discorso open source. Quelli sotto sono i miei contatti. Se avete domande, ok, sono qua.